E guarda, allora di che parliamo? Allora Gianni, intanto ti dico che ieri mi è arrivata una foto da un collega che non cito, che mi mandava la foto di un faro bellissimo. Un faro. È in vacanza, quindi questo faro meraviglioso. E quindi parliamo di fari, perché un po' glielo devo, visto che mi ha stuzzicato con questa immagine, perché da settembre, Gianni, è possibile visitare 7 fari di 11 fari italiani. In realtà in tutta Italia sono 153, però di questi 7 fari che saranno aperti al pubblico in questi giorni, che sono aperti al pubblico, 11 ci sarà la possibilità di diciamo aggiudicarseli con una gara, di averli in concessione fino a 50 anni per poterli riqualificare. Bellissimo. Quindi se hai voglia di cambiare vita, certo. Puoi... ci sto pensando in effetti. Faccio una radio faro, ecco, mi metto lì sopra. Ma perché no? Potremmo proporlo di fare il pomeriggio in blu da un faro. Sono, ecco, fari così. Funzionanti, sì. Ma diciamo in degrado, abbandonati. Bellissimo. Che hanno bisogno di essere riqualificati. Allora, ecco. L'agenzia del demanio ha attivato tutto. Sì, è disponibile, ha attivato tutto un percorso che ci racconta in questa intervista Roberto Reggi, che è direttore dell'agenzia del demanio. L'iniziativa è la fase 2 di un percorso più ampio che è iniziato il 10 di giugno con una consultazione pubblica online che ha riguardato la totalità delle persone che volevano interessarsi di quello che sarà il futuro di questi 11 fari, che sono i primi che mettiamo in disponibilità dei 153 complessivi che lo Stato ha. Abbiamo aperto questa consultazione pubblica per capire quale vocazione migliore possono avere ciascuno di questi beni, stante il fatto che hanno tutti la lanterna funzionante ancora come fari, ma non essendoci più il guardiano, perché sono tutti telecontrollati automaticamente, la struttura portante è in stato di degrado avanzato ovunque. E quindi il nostro impegno da parte appunto dello Stato è di valorizzarli, recuperarli, evitarne l'abbandono. Quindi abbiamo detto: sentiamo intanto i cittadini, gli imprenditori, cioè tutti coloro che sono interessati a investire su questi beni, e abbiamo aperto per 2 mesi questa consultazione pubblica che ha dato degli ottimi risultati. Più di 1000 persone, imprese si sono avvicinate facendo manifestazioni di interesse, proponendo iniziative da realizzare all'interno di questi luoghi una volta ristrutturati. Adesso la fase 2 è quella di vederli fisicamente questi beni, la fase successiva poi sarà quella di partecipare al bando di gara per la concessione del bene, che partirà quindi in autunno la gara, e la concessione potrà essere acquisita facendo una proposta di investimento e una proposta di tempo in concessione, con un limite massimo di 50 anni. Questa è un po' l'operazione che abbiamo messo in campo e speriamo porti tanti soggetti a partecipare al bando e quindi a valorizzare questi 11 straordinari beni dello Stato. Beh, bellissimo. Bellissimo. Quindi in autunno c'è appunto questo bando, questa gara per potersi aggiudicare 11 fari in Italia, e 7 si possono visitare nel mese di settembre. Se siete interessati, andate, ecco, a consultare l'agenzia del demanio, insomma, certo, informatevi. E poi noi faremo i guardiani del faro a quel punto. Non è facile, poi oltretutto è un attimo.